con il sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, per un consuntivo di fine anno 2015 e gli auspici per il 2016. Un anno sicuramente impegnativo, sindaco. Se lei dovesse individuare alcuni punti in copertina per sottolineare quelle che sono state le difficoltà e gli obiettivi eventualmente raggiunti, quali punti metterebbe in evidenza? L'anno che si sta per concludere è stato un anno molto faticoso, molto impegnativo, come d'altronde quelli precedenti e anche quelli che verranno nel futuro a partire dal prossimo. È stato un anno importante perché continua il percorso di risanamento finanziario, economico, ma anche organizzativo del Comune di Rieti. Noi nel 2012 abbiamo ereditato una situazione davvero drammatica, un comune sostanzialmente fallito che abbiamo deciso di salvare. Dopo 3 anni possiamo dire che il percorso ha dato degli ottimi risultati. Nel 2015 abbiamo sostanzialmente azzerato il debito commerciale che il Comune di Rieti aveva accumulato nel corso degli anni e con l'introduzione del cosiddetto bilancio armonizzato abbiamo messo in sicurezza le finanze e il bilancio comunale. Questo è un risultato straordinario perché uno degli obiettivi che ci eravamo posti quando ci siamo insediati era quello di ricostruire il bilancio del comune e soprattutto restituire legalità contabile ai documenti di bilancio di questa amministrazione. Quindi sicuramente continua questo percorso, noi ci avviamo nell'arco dei primi mesi del 2016 anche ad azzerare i cosiddetti debiti fuori bilancio, ossia quei debiti accumulati senza previsioni di spesa nei documenti contabili dell'ente. È stato un anno difficile, ma anche pieno di soddisfazioni, perché sono davvero tante le cose che abbiamo fatto e che ci permetteranno da qui alla fine del mandato di realizzare il nostro ambizioso programma politico-elettorale con il quale ci siamo presentati alle elezioni appunto nel 2012. Innanzitutto, la fine del 2015 segnerà la conclusione di gran parte dei lavori di riqualificazione del nostro centro storico. Noi abbiamo investito 8 milioni di euro di finanziamenti europei per riqualificare le 3 piazze principali del nostro centro storico e soprattutto per dotare la città di servizi importanti ed utili sia a vantaggio dei cittadini residenti che a vantaggio dei turisti. Il 2016 sarà l'anno di Rieti Smart City, di Rieti Città Intelligente, sarà l'anno della tecnologia digitale messa a disposizione della comunità. Abbiamo finito i lavori materiali perché si sono conclusi i lavori di pavimentazione, di arredo urbano e di nuova illuminazione del centro storico e nei primi mesi del 2016 inaugureremo strumenti digitali a disposizione dello sviluppo e dell'ammodernamento della città, quindi una città più moderna a partire dall'utilizzo delle nuove tecnologie. Noi inaugureremo nell'anno prossimo il portale turistico, il logo turistico della città, apriremo la più grande area pubblica servita da un sistema di wifi gratuito nel nostro paese, perché avremo tutto il centro storico nel quale si potrà connettersi, sarà possibile connettersi ad internet gratuitamente e poi metteremo in funzione delle telecamere per garantire la videosorveglianza sia a fini deterrenti rispetto a atti di teppismo, ma anche per controllare l'ingresso dentro il centro storico che verrà completamente pedonalizzato. Una grandissima opera che sta cambiando l'aspetto della nostra città. Poi, tra l'altro, in questi giorni di prefestivi ci sono tantissime iniziative al centro storico. La piazza, davvero in concomitanza con la conclusione dei lavori, sta rivivendo in maniera straordinaria e sta tornando ad essere davvero un patrimonio unico di tutti i cittadini. Il 2015, quindi, come l'anno dei plus, che hanno in qualche modo impresso una svolta
nell'aspetto e anche nella attrattività della nostra città, perché questa è una città che grazie a questi lavori così importanti diventa una città più bella, più vivibile, ma anche più accogliente e più attraente per i turisti che iniziano a davvero riempire le nostre strutture ricettive sempre in maggior numero. Siamo molto contenti perché è stato un lavoro impegnativo, in poco meno di un anno abbiamo chiuso lavori importanti, perché lavorare nelle tre piazze principali della città nello stesso momento non è stato per nulla facile. I disagi per i cittadini e per i commercianti sono stati assolutamente lievi, anche perché noi abbiamo anticipato quello che sarebbe successo e quindi abbiamo fatto una modifica del piano urbano del traffico all'interno del centro storico, che comunque in questo anno di lavori ha garantito l'accesso alla piazza principale anche con le auto. Ci sono stati tanti ritrovamenti archeologici, questa è una cosa positiva perché ci ha permesso e ci permette di riscrivere la storia della città e di riscrivere la storia della nostra comunità. Naturalmente questo ha determinato anche un po' di ritardi, conseguenza del fatto che la Soprintendenza ai Beni Archeologici ha dovuto archiviare e verificare tutti i ritrovamenti archeologici che sono avvenuti durante i lavori. Tra questi anche quelli molto importanti di epoca medievale nell'area dove sorgerà l'ascensore pubblico. Per questo motivo, a causa dei ritrovamenti archeologici, è stata posticipata la realizzazione dell'ascensore che verrà montato in quell'area e quindi collegherà via San Pietro Martire a Piazza Cesare Battisti, verrà inaugurato a primavera, perché tra il mese di marzo e il mese di aprile potremo inaugurare l'ascensore pubblico che ha dovuto subire nel proprio progetto delle modifiche in conseguenza proprio di questi ritrovamenti archeologici molto importanti, che rimarranno però a vista e quindi rimarranno patrimonio della città e potranno essere visitati nel momento in cui le persone andranno a salire sull'ascensore che li porterà proprio di fronte alla cattedrale di Santa Maria. Quindi lavori importantissimi che fanno fare alla città un passo in avanti significativo e ci permetteranno anche di modernizzare la nostra struttura amministrativa. Grazie a questo finanziamento europeo abbiamo acquistato un nuovo server, abbiamo acquistato nuovi computer che metteremo a disposizione di tutti i nostri dipendenti, istituiremo il sistema informativo territoriale per mettere in rete tutte le informazioni catastali, le informazioni tributarie, e fare in modo che i cittadini possano direttamente acquisire documenti da parte della pubblica amministrazione. Questo sarà possibile con lo strumento del timbro digitale, che è una forma innovativa di governo digitale della pubblica amministrazione. Con questo strumento importante e moderno, i cittadini potranno stamparsi a casa i certificati e i documenti del comune senza dover venire presso gli uffici. Quindi tante innovazioni, tante novità per permettere anche un rapporto sempre più proficuo e di grande collaborazione fra l'amministrazione e i cittadini. Quindi questo è un capitolo importante, forse il più importante in questo 2015, che segna davvero il cambiamento concreto e radicale della nostra città. Noi abbiamo sempre pensato che il Comune non debba essere un mero erogatore di servizi, ma debba essere motore, promotore, coordinatore, collettore di tutte le attività legate allo sviluppo locale del territorio. Con questo spirito abbiamo costruito, insieme alla provincia di Rieti, insieme alla Regione Lazio, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, un accordo di programma del quale siamo i capofila, che finalmente porterà in questo territorio risorse pubbliche per finanziare gli investimenti delle nostre aziende. Per la prima volta da quando è stata chiusa la cassa per il Mezzogiorno, Rieti sarà destinatario di un cospicuo investimento pubblico per finanziare le attività delle nostre imprese. 15 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico della Regione Lazio, che a partire dal 13 gennaio saranno messi a bando per intercettare le proposte e le idee più innovative e più interessanti delle imprese del nostro territorio. Siamo molto contenti, siamo onorati e orgogliosi di aver conquistato la fiducia, l'attenzione e l'apprezzamento della Regione Lazio e del Ministero per lo Sviluppo Economico. Questa è una grandissima occasione per le imprese del nostro territorio e soprattutto una grandissima occasione per far diventare questo finanziamento pubblico una leva per costruire un piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro. Io lo dico sempre, il tema
di questa epoca è il lavoro, soprattutto il lavoro per i giovani, e tutti gli amministratori si devono confrontare con questa autentica emergenza, dagli amministratori locali a chi governa il paese a livello nazionale. Noi abbiamo fatto un grande sforzo e abbiamo messo nelle condizioni il Ministero della Regione Lazio di finanziare le nostre imprese, gli investimenti e i progetti delle nostre imprese. Siamo convinti che il 2016 possa essere l'anno della svolta da questo punto di vista, perché abbiamo messo molta attenzione sul tema lavoro, sul tema sviluppo economico, sul tema sviluppo locale. Vicino a questi contributi ci sono altri contributi che noi abbiamo deciso di destinare alle piccole e medie imprese del centro storico. Per la prima volta in questa città c'è un finanziamento pubblico del Comune di Rieti che finanzia gli investimenti delle piccole e medie imprese, dei commercianti, delle piccole aziende del centro storico. Abbiamo deciso di destinare 700.000 euro a fondo perduto per gli investimenti di chi opera all'interno del centro storico. Questo ci ha permesso di finanziare 40 imprese, 8 delle quali sono nuove imprese che nascono grazie a questo contributo messo a disposizione del Comune di Rieti, e le altre che potranno, e anzi già hanno realizzato, investimenti per migliorare e potenziare le proprie attività. Siamo molto contenti perché questo è uno strumento concreto a disposizione dell'economia locale. Questo è uno strumento concreto attraverso il quale il Comune di Rieti ha aiutato e sta aiutando l'economia locale, perché 700.000 euro di risorse pubbliche significa almeno 3 milioni di euro di investimenti, perché bisogna sommare a questi finanziamenti pubblici i soldi e gli investimenti in proprio che hanno messo gli imprenditori. Quindi contributo pubblico che fa da moltiplicatore, fa da leva anche agli investimenti privati. Quindi questo tema accordo di programma e lavoro. Poi vogliamo fare un passaggio sulle politiche sociali? Magari chiudiamo con i gemellaggi, che dici? Sì, chiudi con il gemellaggio un momento. Perché quest'anno sono 30 anni con Ito, 15 con San Pier e 5 con Nordon. Sul versante delle politiche sociali stiamo continuando nel nostro programma, ossia quello di razionalizzare e riqualificare la spesa sociale, perché nel passato si è speso troppo, ma soprattutto si è speso male, malissimo. Noi al contrario stiamo riorganizzando tutti i servizi e quest'anno si chiude con un grande obiettivo, quello di aprire il terzo asilo pubblico comunale, che sarebbe davvero un risultato miracoloso in un momento nel quale i comuni sono costretti a chiudere gli asili, sono costretti a chiudere le mense nelle scuole. Noi facciamo il contrario, perché grazie ai sacrifici e alle politiche risparmio che abbiamo messo in campo in questi 3 anni, riusciamo a garantire un servizio in più ai cittadini e alle famiglie della nostra città. Quindi dall'anno prossimo, dal settembre del 2016, avremo 100 bambini che potranno essere ospitati nei nostri asili, che diventeranno 3 e staranno a disposizione delle esigenze di tutte le famiglie reatine. Politiche sociali che sono, insieme alle manutenzioni e al governo del territorio, al centro dell'attenzione di questa amministrazione. Noi abbiamo detto ci sono 3 direttrici, 3 verticali intorno alle quali noi dobbiamo realizzare la nostra attività politica amministrativa. Sviluppo locale e quindi lavoro, politiche sociali e quindi assistenza e ausilio alle fasce sociali più disagiate e servizi alla persona, e manutenzioni e sì, e dunque governo del territorio, e quindi illuminazione pubblica, manutenzione del territorio, edilizia scolastica. Noi stiamo facendo tutto questo perché in questi anni abbiamo rimesso in sesto la macchina amministrativa, abbiamo fatto risparmi significativi che adesso vogliamo rimettere sulla città attraverso opere pubbliche utili e importanti per la qualità della vita dei nostri concittadini. Politiche sociali che nel 2015 hanno avuto una svolta, oserei dire storica, perché il Comune di Rieti si è fatto promotore di una grande iniziativa insieme agli altri comuni del distretto numero 1, costituendo il consorzio pubblico per la gestione delle politiche sociali in tutto il distretto. Questo è un modo attraverso il quale il Comune di Rieti ha fatto rete con gli altri comuni
del distretto sociosanitario Rieti 1, costituendo uno strumento che si occuperà di politiche sociali, di assistenza e di promozione sociale e coesione sociale. Questo è un passo in avanti decisivo che abbiamo portato avanti grazie alla collaborazione, alle indicazioni e anche alle sollecitazioni della Regione Lazio, che finanzierà le politiche sociali non più anno per anno ma per trienni, e che vedranno questo strumento, questo nuovo consorzio, come il playmaker, il regista di tutte le politiche socio-sanitarie nel nostro distretto. Stiamo continuando nella fortissima integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie e stiamo davvero ristrutturando, riorganizzando e modernizzando tutti i servizi alla persona, perché nonostante i grandi risparmi che abbiamo fatto in questi anni non abbiamo tagliato nessun servizio e soprattutto la qualità dei servizi è aumentata. Un'ultima menzione la voglio fare alle politiche abitative. Questo 2015 si chiude con una splendida notizia: grazie alla collaborazione con l'ADER e all'attività di recupero di immobili che ha fatto l'azienda, abbiamo, io personalmente insieme all'assessore alle politiche sociali, abbiamo assegnato case popolari e quindi abitazioni di edilizia residenziale pubblica a 50 famiglie che versavano in condizioni di grande disagio. Questa è una grande soddisfazione per tutti, perché nonostante siano tanti anni che non si fanno case popolari, non si costruiscono nuovi alloggi, noi siamo riusciti a assegnare 50 alloggi che risolvono un problema assolutamente drammatico per tantissime famiglie che si trovavano in situazione di emergenza abitativa. Le politiche abitative sono un vanto di questa amministrazione, perché quando siamo entrati c'era una situazione disastrata, si spendevano tantissimi soldi in maniera assolutamente improduttiva ed inutile. Noi dopo 3 anni abbiamo liberato tutte le strutture di emergenza, non abbiamo più spese inutili, abbiamo liberato tutti gli appartamenti nei quali l'amministrazione comunale pagava dei profumati affitti. Noi abbiamo azzerato tutto questo perché abbiamo garantito un alloggio dignitoso a tutte le famiglie che versavano in condizioni di emergenza abitativa. Questo non significa che tutti i problemi sono risolti, perché purtroppo la crisi economica è tale che fa aumentare le situazioni di disagio. Io dico una cosa che fa capire bene la situazione nella quale ci troviamo: mentre qualche anno fa c'era un certo numero di sfratti che veniva eseguito nell'arco di un mese, adesso lo stesso numero di sfratti viene eseguito nell'arco di una settimana. Quindi significa che si sono quadruplicate le situazioni di emergenza abitativa. Noi siamo convinti che bisogna proseguire in questa strada anche di grande collaborazione con l'ADER. Vogliamo costruire un'agenzia pubblica per il diritto all'abitare, mettendo insieme tutti quelli che si occupano di diritto alla casa. Noi lo stiamo facendo con 2 provvedimenti importanti che ci sono stati finanziati dalla Regione Lazio. Nell'arco di poco tempo acquisteremo 11 alloggi che diventeranno di proprietà del Comune di Rieti per le emergenze abitative, dunque per lenire le situazioni drammatiche di emergenza di famiglie magari con minori che rimangono da un giorno all'altro senza abitazione. E poi riusciremo finalmente a riprendere le attività di edilizia residenziale pubblica, perché costruiremo a Campoloniano, in un terreno di proprietà del Comune insieme all'ADER, 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'arco dei prossimi mesi. Questo è un grande risultato, un grande obiettivo raggiunto, sempre nella direzione di prediligere l'assistenza e l'attenzione verso le fasce sociali più disagiate. Questa amministrazione non ha solamente salvato il Comune di Rieti dal dissesto, ma ha anche salvato l'azienda Servizi Municipalizzati dal fallimento. Abbiamo garantito circa 200 posti di lavoro e stiamo riorganizzando e ristrutturando l'azienda anche dal punto di vista degli assetti societari. Io ho voluto fortemente diminuire i membri del Consiglio di Amministrazione da 5 a 3 e i costi per la comunità di questo Consiglio di Amministrazione si sono sostanzialmente azzerati, perché da 177.000 euro l'anno siamo passati a 77.000 euro l'anno di spese per il Consiglio di Amministrazione. Siamo molto contenti perché l'azienda sta lavorando bene, sta riorganizzando tutti i servizi, soprattutto di igiene urbana e di trasporto pubblico locale. Stiamo lavorando per garantire decoro e pulizia in tutti i quartieri della città. Questo 2015 si conclude simbolicamente con un investimento importante e significativo. L'azienda Servizi Municipali ha deciso
di modernizzare soprattutto lo spazzamento manuale, non solo nel centro storico ma in tutta la città, e proprio in questi giorni abbiamo inaugurato un grande aspiratore elettrico che servirà ai nostri operatori dell'azienda per garantire maggiore pulizia e maggior decoro urbano. Tutto questo naturalmente è possibile solo grazie alla collaborazione dei cittadini, perché ci deve essere una grande alleanza tra Comune di Rieti, azienda servizi municipalizzati e cittadini per pulire la città, mantenerla pulita e mantenerla decorosa. Proprio alla fine del 2015 è iniziata una grande campagna del Comune di Rieti e dell'ASM sul recupero dei cosiddetti rifiuti ingombranti. Sono state scelte tre domeniche da qui alla fine di febbraio per fare le isole ecologiche itineranti e dunque raccogliere tutti i rifiuti ingombranti che possono essere conferiti nella nostra stazione ecologica di Casapenta. Saremo noi ad andare nelle piazze della città per raccogliere i rifiuti ingombranti e dunque dar vita a grandi domeniche e sabati ecologici in grado di sensibilizzare e rendere più responsabili e più consapevoli i cittadini sul tema dell'igiene urbana e della pulizia della nostra città. Allora, chiudiamo con questa vicenda dei gemellaggi? E poi dico pure questa cosa pure che tra questi gemellaggi. Come sì, chiudiamo la cosa bella della giornata dei cittadini. Il 2015 è stato anche l'anno della partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa della nostra città. Abbiamo messo in funzione le consulte cittadine che coinvolgono centinaia di persone settimanalmente in riunioni che servono all'amministrazione per capire quali sono le richieste, le esigenze e le proposte dei cittadini. Quindi un obiettivo che ci eravamo posti, che stiamo portando avanti e che intendiamo migliorare e potenziare nel futuro. Accanto a questo anche l'istituzione di un nuovo comitato gemellaggi che ha reso vivo ancora di più l'impegno della nostra amministrazione nella direzione dei gemellaggi internazionali che da tanti anni coltiviamo. Il 2015 è un anno importante perché abbiamo festeggiato i 30 anni del gemellaggio con gli amici giapponesi di Ito, con l'intitolazione a Piazza Marconi dei Giardini di Ito. È stata una splendida manifestazione alla quale ha presenziato anche l'ambasciatore giapponese in Italia. Siamo molto contenti perché i rapporti con gli amici giapponesi sono davvero proficui e forieri di grandi idee e di grandi opportunità di collaborazione. 2015 però segna anche due importanti anniversari: 15 anni di gemellaggio con gli amici francesi di Saint-Pierre-les-Elbeuf e 5 anni di gemellaggio con gli amici tedeschi di Norton, che abbiamo voluto ospitare e abbiamo voluto coinvolgere nel progetto Sprino, che è un progetto che ha portato in città oltre 120 persone appunto dalle città gemellate di Norton e di Saint-Pierre-les-Elbeuf, un progetto che ci è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europa dei cittadini. Siamo molto contenti perché pensiamo che i gemellaggi debbano essere vissuti in maniera più dinamica rispetto al passato, un'occasione per portare Rieti al di fuori dei confini locali e anche un'occasione per portare un po' di Europa nella nostra città, perché noi siamo convintamente europeisti ma siamo anche convintamente municipalisti, perché pensiamo che si debba costruire davvero un'Europa a partire dalle comunità locali. Quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, così come siamo molto contenti del lavoro che stanno facendo l'Ufficio Europa all'interno dell'amministrazione e il Comitato Gemellaggi che coinvolge decine di cittadini impegnati in questo lavoro di costruzione di una città più europea e più internazionale. Parlando di gemellaggi mi viene in mente anche quello che abbiamo sottoscritto in qualche modo con il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. È stata un'esperienza bellissima perché in occasione della promozione della nostra campagna on the road contro le vittime della strada e quindi per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ci siamo incrociati con l'amico e collega sindaco Leo Luca Orlando, con il quale abbiamo stretto un patto di collaborazione su un tema assolutamente
centrale e importante nella vita di tutti noi. Dobbiamo fermare la strage che ogni anno fa decine di migliaia di vittime, continua a fare decine di migliaia di vittime nel nostro paese. Anche quest'anno, il 15 di novembre, abbiamo festeggiato nella piazza principale, in piazza Vittorio Emanuele II, la giornata internazionale dedicata alle vittime della strada istituita dall'ONU. Vogliamo continuare su questo percorso, perché pensiamo che le amministrazioni pubbliche debbano fare un grande lavoro di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dei cittadini. Qualsiasi cambiamento passa per loro. Qualsiasi cambiamento e miglioramento nelle condizioni di vita di ognuno di noi passa per il grande contributo che i cittadini possono dare al governo della cosa pubblica. Noi l'abbiamo detto quando ci siamo insediati: amministrare, soprattutto in questo momento, è difficile. Mentre qualche anno fa amministrare significava decidere come spendere i soldi pubblici, adesso è l'esatto contrario. Amministrare la cosa pubblica significa come trovare le risorse per garantire i servizi che nel corso degli anni si sono consolidati e si sono istituiti. Per questo è necessaria una grandissima alleanza fra amministratori e cittadini, e anche su questo terreno della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei cittadini noi vogliamo davvero metterci in prima linea, perché pensiamo che tutto passi per la grande collaborazione e soprattutto per l'impegno civico dei nostri concittadini. Ed in conclusione di questo consuntivo non possono mancare gli auguri istituzionali in occasione delle festività natalizie e dell'arrivo del nuovo anno, con gli auspici che il sindaco Simone Petrangeli si propone per il nuovo anno. Questa naturalmente è anche una graditissima occasione per rivolgere i miei più sentiti auguri di buone feste e di buon Natale a tutti i reatini. L'auspicio è quello sicuramente di passare un sereno Natale in famiglia o con gli amici, ma soprattutto che il 2016 possa essere migliore del 2015. Noi ci stiamo impegnando per questo, la città sta rinascendo grazie al lavoro che è stato fatto in questi anni e che continuerà anche nel futuro. La situazione è difficile un po' in tutta Europa, nel nostro paese, ma io credo che grazie al contributo, all'impegno e alla responsabilità di tutti, davvero questa città possa migliorare ancora di più e diventare sempre più bella, sempre più accogliente e soprattutto sempre più vivibile per i nostri reatini.